Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Poche ore fa, esattamente il 17 luglio 2022, Rita Dalla Chiesa, attraverso Twitter, ha mostrato il suo immenso dolore scrivendo: «È un dolore che non va mai via, che ti rimane attaccato alla pelle, che si rinnova nel ricordo di altri dolori, di altre famiglie, che nessuno, anche la persona che ti ama di più, se quel dolore non l'ha attraversato, potrà mai capire il senso che tenti di dare alla tua vita». Ma a cosa è dovuto questo dolore? Perché sta soffrendo così tanto la conduttrice? La mafia aveva ucciso suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie e un agente di scorta. Il 3 settembre saranno passati 40 anni, mentre oggi 19 luglio sono 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, e per la popolare giornalista e conduttrice è una ferita sempre aperta. Per questo motivo Rita nel suo post ha scritto: «È un dolore che non va mai via, che ti rimane attaccato alla pelle». Un post che è stato molto commentato dai suoi follower, che comprendono perfettamente il dolore personale di Rita Dalla Chiesa nel rivivere certe pagine di storia. Perché se è vero che sono passati molti anni, quella resta una ferita ancora aperta nella storia italiana. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.